War e com'è nata l'idea? Allora, l'idea di New War è nata un po' come follia. Stavamo lavorando in quel periodo con degli amici su dei progetti di augmented reality, che è questa tecnologia che ultimamente ha avuto abbastanza presa in ambito marketing, digital marketing, su tutti i digital strategist di tutto il mondo e di conseguenza anche negli uffici marketing delle multinazionali, che è stata lanciata così al mainstream, al pubblico. E l'idea fondamentalmente è nata di dire: ok, ma l'augmented reality ora come ora viene utilizzata semplicemente fino a se stessa per attività promozionali, poi non sempre di dubbio successo, cioè generalmente di dubbio successo, in sincerità. Io sono molto onesto su queste cose. Perché non proviamo a fare qualche cosa dove la realtà aumentata non è il fine, ma è uno strumento che ci permette di interagire, di far interagire le persone fra di loro. Studiando questa possibilità che ci offre il mondo di fare un bridging tra l'online e l'offline, di colmare un po' questo gap che c'è tra la vita che noi viviamo digitale su internet, nei social network, nel gaming, cose varie, su internet, e la vita reale. Ci è venuto in mente di creare un enabler, cioè la maglietta, molto semplicemente, questa di Eccola New lì. World. Poi abbiamo un simbolo univoco, questa è una delle prime versioni dove i simboli erano ancora pochi, adesso abbiamo una nuova tecnologia che ci permette di avere migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di simboli. Ogni simbolo rappresenta una persona, abbiamo detto cosa ci facciamo e ci è venuto in mente, siccome siamo molto anche videogiocatori, oltre che appassionati della rete, facciamoci un first person shooter per le persone comuni non videogiocatori. Un first person shooter è in pratica un paintball software, cioè in pratica le persone che si sono e giocano a una sorta di guerra virtuale. Conosciamo bene. Esatto. Questo è un po' l'idea da cui è nata tutto. Abbiamo iniziato a lavorarci in team di 5-6 persone. Il fantastico è stato che ogni singola persona era veramente, almeno per la mia idea, al top delle sue capacità. Quindi abbiamo preso un programmatore indiano di 19 anni, ma che studia l'Indian Institute for Technology per la parte web, un altro mio amico programmatore colombiano che viene fuori da una delle migliori università della Colombia con una tesi di laurea in augmented reality. Poi ci sono io che faccio digital marketing ormai da 10 anni, una bravissima grafica e un ragazzo che si chiama Yari, che si occupa di business development per un piccolo venture capital, e con questo team siamo andati avanti ormai da quasi un anno che stiamo pivotando, diciamo, sul progetto, e abbiamo pronto il videogioco finalmente. Fantastico. Mi potresti dire quindi a questo punto a che livello è e in che cosa consiste il gioco? Certo, allora a questo punto noi abbiamo un'app per Android, attualmente è già scaricabile in private beta perché stiamo già facendo dei beta test con una base di utenti di 1000 beta tester, in giro per il mondo naturalmente anche questi. Non abbiamo fatto pubblicità, vengono tutti dal passaparola e questa è stata la più grossa soddisfazione che abbiamo avuto finora. Poi abbiamo un social network. Abbiamo mutuato in parte l'idea di Foobless per aiutare le persone a trovarsi all'interno della città e organizzare qualche cosa. Perché abbiamo capito a un certo punto che lasciare un'app che stesse sul mercato, dove le persone devono fare qualcosa come complicato, come incontrarsi e per poter giocare tra di loro indossando una maglietta, se era lasciata solo nel mercato non bastava. Allora abbiamo aggiunto questo piccolo social network che permette alle persone di incontrarsi e organizzare partite insieme, anche per fare un po' più di community. E questo di base è il prodotto. Ci sono delle magliette, ci sono delle pettorine, ogni persona ha il suo simbolo.
che identifica la persona e tramite questo, indossandole e organizzando una partita, si può sparare. Abbiamo scelto di fare un minimo viable product, per cui al momento abbiamo soltanto un'arma, poi se il progetto prende mano e piacerà, daremo la possibilità di comprare in app purchase e tutte le cose che piacciono tantissimo, ma per ora una sola arma. E qual è il vostro modello di business per quest'app? Guarda, il nostro modello di business è non ne abbiamo ne alcuno, cioè non ci interessa. A parte gli scherzi a parte, no, il modello di business c'è, quello del naturalmente dell'in-app purchase. Abbiamo anche un modello di business alternativo, perché a differenza di altre app, noi abbiamo il nostro enabler, no? Quindi la nostra maglietta, e la maglietta naturalmente fa parte del modello di business. Chiaro. Anzi, è un elemento fondamentale ai nostri prospect in profit and loss, perché ci permette, secondo i nostri calcoli, anche di poter fare user acquisition in maniera massiccia, perché dovrebbe riuscire in gran parte a coprire i costi pubblicitari. Perfetto, quindi avete intenzione di investire comunque in pubblicità? Finora è stato solo passaparola. Nessuna applicazione al mondo senza il minimo di pubblicità può funzionare, perché una volta finita l'arrivo del block seeding, anche se si fa una buona attività di social media, per arrivare a grossi numeri come quelli di un Pinterest o cose varie, o si fa PR in grande misura, ma lì bisogna avere anche un buon nome protettore che ha investito qualche milione di euro dietro. Chiarissimo. Avere un successo overnight solo col puro passaparola è ormai, in questi tempi che viviamo nella post-viralità, un'utopia pazzesca. Chiarissimo. Vorrei chiederti come funziona quindi per la maglietta. Va ordinata? Ci sarà distribuita in maniera più capillare già direttamente in negozi di abbigliamento? Oppure l'utente si stampa proprio la pettorina da applicare una maglietta? Come funzionerà? Bene. Per la maglietta, siccome non siamo esperti di produzione di magliette, neanche di magliette internazionali, ci siamo rivolti a un'azienda giovane di Milano, che forse conoscete, qualcuno conoscerà sicuramente, Playshirt, che si sono specializzate nel creare le magliette con il vetro. Siamo rimasti in contatto con Irene, gli è piaciuta molto l'idea di Playshirt. Poi oltretutto, come marchio e come brand, si sposa moltissimo, no? La parola gioco e maglietta con l'idea di New War, e abbiamo deciso di procedere insieme. Quindi le distribuzioni internazionali verrà affidata completamente a Playshirt come la vendita delle magliette, ma comunque c'è la possibilità per l'utente all'interno del social network, una volta che si è registrato, di stamparsi il proprio simbolo, e quindi anche di attaccarsi con lo scotch, se proprio vuole, alla maglietta, giusto per provare e iniziare a giocare. Quindi fondamentalmente ogni simbolo sarà univoco. Ogni simbolo sarà univoco, dato che la possibilità comunque di combinazioni su 65.000 simboli, la possibilità di incontrare una persona all'interno della propria città con cui combattere è abbastanza remota, perché parliamo di centinaia e centinaia di città nel mondo. Nel caso in cui ci sia una combinazione che dà fastidio, sostituiremo la maglietta, però ogni persona ha proprio il suo simbolo. Oltre non si poteva andare perché la risoluzione interna, ora non voglio entrare troppo nel processo matematico, la risoluzione interna del numero di quadrati all'interno del nero era limitata, È e chiaro. quindi la distanza, come si può vedere, no? Allungandosi le distanze, se i quadratini piccoli bianchi sono troppo piccoli, perderebbe di definizione la maglietta. Quindi abbiamo trovato una linea che è in scala 8, e quindi arriva fino a 65.000 combinazioni circa. Perfetto. E mi sapresti dire quindi un po' di numeri? Poi i numeri. Allora, il nostro target, saremo contenti, siamo molto onesti e responsabili in questo, noi saremo contenti su 250.000 user, che non è tanto, non è neanche poco. Più che altro, più che user, nella prima fase è sicuramente downwards. Abbiamo un competitor da alcuni mesi che ha già raggiunto questi numeri. Quindi pensiamo di potercela fare anche noi, e noi, a differenza di loro, diamo la possibilità anche alle persone di incontrarsi, di fare più networking,
Abbiamo giocato un pochino più l'aspetto del role-playing game del gioco di ruolo. Quindi ci focalizzeremo proprio su quelle nicchie, giochi di ruolo, appassionati di software, di paintball, che hanno dato veramente un grandissimo feedback sull'applicazione. Non vedo l'ora di provarla anche loro su larga scala. Questo è il nostro target. Da un punto di vista della monetizzazione dipende soprattutto da quanto le persone utilizzeranno il videogioco, perché qui stiamo parlando di un mercato molto di nicchia, quindi una bella piccola segmentazione di mercato, ma veramente molto appassionati. Questi sono power user. Le persone che piacciono i giochi di ruolo spendono molto in giochi di ruolo, lo sappiamo tutti, basta vedere quanto costa avere una buona collezione per di statuine di World of Warcraft, per esempio. Chiaro. Però è un segmento che ci piace, sono persone che noi definiamo molto divertenti e con cui ci piace creare engagement. L'idea di base era anche che se il progetto comunque ha numeri piccoli, anche minori difficoltà di scalabilità dal punto di vista tecnico, quindi ti permette di poterlo gestire anche con un'infrastruttura di persone sicuramente molto minore di un social network che overnight passa da 100.000 a 12 milioni di persone, ecco. Quello che ti vorrei chiedere quindi è che tempistiche immagini per i numeri che mi hai dato prima? Noi speriamo, come ho sempre detto, dal lancio ufficiale un anno e mezzo. La prima botta sicuramente verrà fuori dal blog seeding, quando si comincia a fare, c'era l'applicazione sui principali blogger, i review e cose varie. Successivamente ci sarà una fase più di user acquisition pubblicitaria, quindi dipende più che altro dal valore del mercato. Attualmente un'applicazione free può essere fatta installare alle persone anche con 20 centesimi. Quindi è abbastanza semplice, no? Raggiungere un buon numero di utenti, senza stare a fare il trucco americano della Fraction, che con i soldi degli investitori comprano utenti, no? Ok, questo prodotto non rischia di trovarsi proprio nel mezzo tra quel tipo di utenza a cui piace questo tipo di gioco ma che non uscirebbe mai di casa per farlo e quell'altro tipo di utenza che esce già di casa per farlo, che gioca per esempio a paintball, che però sente proprio il bisogno di avere proprio l'equipaggiamento fisico a disposizione. Concordo benissimo ed è qui secondo me la vera sfida. Alcuni mi hanno detto che la sfida era far uscire le persone di casa, fargli indossare una maglietta e poi farli giocare insieme. A queste persone ho sempre risposto perché, scusami, quando uno va a giocare a pallone, che cosa fa? Però effettivamente questo è una grossa cosa, specialmente appassionati di paintball, appassionati di software, amano la precisione. Quindi, cioè, una persona è colpita quando è colpita ed è essere colpita veramente. Ma è qui che è la differenza tecnologica fra noi e i nostri competitors. Ad esempio, la Hasbro, che non è certo l'ultima arrivata, ha creato delle pistole che funzionano con l'infrared, okay? Però sappiamo anche che l'infrared durante il giorno con una pistolina da poco non è che funzioni tanto. Abbiamo un competitor israeliano finanziato da un venture capital che funziona con il GPS, ma il problema è che la triangolazione del GPS è una precisione di 5 metri. Se hai una distanza di un cerchio di 5 metri, di cerchio di 5 metri e il ragionamento funziona soltanto con la rotazione della bussola del cellulare, per carità di Dio, io li voglio molto bene, ma non credo che sia molto preciso. Cioè, io sparo qua, tu sei a 10 metri di distanza lateralmente da me e ti avrei colpito. Invece, l'idea di utilizzare l'augmented reality con un motore molto veloce, molto performante e che funziona quasi, quasi, quasi sotto tutte le luci possibili e immaginabili, al buio non funziona, però Naturalmente. quella che non ci siamo riusciti a farlo funzionare, anche se l'idea di utilizzare il chiosco per stampare le magliette non sarebbe brutta come idea in quel caso. Interessante, interessante. Con questa cosa qui ci permette, secondo me, di creare delle piccole nicchie
di giocatori che amano sia il first person shooter che il paintball, ok? O comunque qualche cosa di più azione, però in formato ridotto. Ti spiego, questo è un gioco che sei a scuola, ricreazione, ti metti la pettorina di Word che c'è dentro la cartella, apri l'iPhone, 10 minuti durante la ricreazione, giochi. Pausa universitaria, sei tra gli amici in casa e non sai cosa fare, e puoi sempre giocare comunque a questi giochi. Non c'è il GPS, quindi può essere utilizzato anche indoor. Quindi a questo punto però dovrai ridefinire un po' il target, giusto? Quindi quale sarà effettivamente il vostro target? Mi parlavi prima degli appassionati di software, paintball, appassionati di software, giochi di ruolo, eccetera, però a questo punto entra dentro anche tutta una componente di anche di età più che altro, no? Sì, guarda, io ti dico, noi mettiamo il prodotto sul mercato, poi guardiamo chi è che ama questo prodotto e sulla base delle persone che amano questo prodotto probabilmente cambieremo leggermente la value proposition o comunque diciamo la decisione marchettara del videogioco. Al momento il sito internet è molto IPIA, no? Per cui è molto frizzante, molto fresco. Se vediamo che abbiamo bisogno di un impatto per farci piacere dalle persone, abbiamo bisogno di un impatto molto più guerriero, probabilmente cercheremo di farlo un pochino più tipo il sito di Call of Duty, quindi molto più purtroppo se non si mette sul mercato un prodotto non puoi sapere a chi ti piace, almeno un prodotto del genere che è troppo complesso, ha troppe declinazioni, ha troppe facce. Ma è proprio questo che ci è piaciuto. Ho un'ultima domanda allora per te, alla quale potrai e non potrai rispondermi a questo punto, che è quali altre implementazioni e cambiamenti pensavi di apportare al prodotto? Come ti dicevo prima, siamo partiti da un minimo viable product. Tu pensa, no, ai IMV e ai cambiamenti che ha fatto radicali nel corso degli anni, oppure anche allo stesso Flickr che era all'inizio un videogioco. Non so se ti ricordi. Infatti, tra l'altro, sono tornati a fare videogiochi loro, il team in Glitch, no? Noi portiamo il videogioco sul mercato, minimo viable product. Ascoltiamo i feedback delle persone, soprattutto dei power user affezionati, e vogliamo veramente, non so se è così accettare, vogliamo veramente capire dalle persone dove lo vogliono portare, perché crediamo moltissimo nel crowdfunding, nel crowdsourcing delle idee, e infatti stiamo facendo crowdfunding su una piattaforma chiamata Simbit. Proprio perché ci piace il cuore della rete, no? Ci piace il cuore delle persone e ci piace chi ha voglia di dare idee. E noi le vogliamo dare voce. Cioè vogliamo creare che le persone, queste persone, si customizzino il prodotto per conto loro, magari dandoci feedback a cui veramente noi vogliamo dare molto ascolto. Anche perché ancora non sappiamo dove possiamo portarlo. Può rimanere un semplice first person shooter che si gioca dal vivo, o magari può diventare anche tra 6-7 mesi. Chiaro, chiarissimo. L'interazione con la gente comune nelle strade. Ultimissima domanda stavolta, quindi che cosa dobbiamo aspettarci? Dovete aspettarvi l'applicazione online sul market, scaricarla, acquistare una maglietta da PlayStation, così Andrea sarà molto contento. Ok, quanto costerà la maglietta? Si può già sapere? Stiamo definendo di definire il target price, ma la forbice è tra i 25 e i 30 euro. Richiede una lavorazione differente. Le magliette di PlayShirt hanno una doppia funzionalità, possono essere utilizzate per giocare a UWare, ma staccando questo marker, questo simbolo che abbiamo, diventano delle magliette comuni che possono essere indossate in qualsiasi giorno. È anche molto carina perché in pratica è marketing virale allo stato puro. Esattamente. Va benissimo, Francesco, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stato qui con noi oggi. Ringrazio anche a te per la disponibilità e per le fantastiche domande.